Mi chiamo Stefano Agosto, sono un operatore sociosanitario della comunità Sopra le Nuvole di Frassinetto. Oggi vi parlerò del mio progetto, del progetto che ho realizzato e ideato io. Disegnare è un'arte libera. Qui dietro di me è rappresentato, come potete vedere, un gufo, il simbolo di Frassinetto. Questo è stato il primo passo di questo progetto, rappresentare il simbolo del paese di appartenenza della comunità. Questo progetto serve per sensibilizzare le persone del mondo esterno. Vieni qua, Davide, lui è uno degli artefici di questo progetto. Giusto, Davide? Giusto. Più che del progetto, di questa operazione. È ottimo. Cosa hai fatto, Davide? Ce lo vuoi spiegare? Ho dipinto il nero. Tu hai tutto dipinto tutto il nero? Non tu. Ti vergogni. Luigi, abbiamo qui Luigi. Saluto Luigi. Grazie. Anche lui ha partecipato al nostro primo passo, del nostro primo progetto. Questo progetto ha tre punti fondamentali. L'espressione del sé, l'integrazione della società, e l'educazione all'arte, perché ricordiamoci, arte significa educazione. Qui con noi abbiamo Ivan adesso. Ivan, ci spieghi un po' quello che fa, quello che dipinto rosso. Abbiamo disegnato aperto murale, poi abbiamo dipinto. Bravo, ti è piaciuto? Sì, è piaciuto. Disegnare questa opera. Grazie all'approvazione della direzione, questo progetto avrà anche la stigiana delle comunità della Coperta, della città del Sole. Il mio obiettivo è quello di portare il mio progetto nelle vostre comunità e di far partecipare i vostri ragazzi in modo attivo. Secondo me questa è un'attività fantastica che unisce tante forme di educazione. Il secondo obiettivo è quello di portare questo progetto anche in comuni, così da fare in modo che i nostri ragazzi possano partecipare e realizzare murales nei nostri paesi. Ed è proprio con questo secondo obiettivo che parliamo di integrazione alla società. Con questo chiudo, se voi e i vostri ragazzi volete partecipare a questo progetto, chiamatemi.